E i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni emesso dal GIP del Tribunale di Lanciano per oltre 4 milioni di euro nei confronti di una società che opera nel settore petrolifero con sede nel territorio frentano, nonché dei due amministratori indagati. Nello specifico, i finanzieri hanno raccolto elementi sufficienti da ipotizzare che la società, specializzata nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, negli anni 2019-2020 ha indebitamente detratto l'IVA per un ammontare pari al valore oggetto del sequestro e riferibile a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da altri operatori per un imponibile di oltre 18 milioni di euro. Nel corso dell'attività ispettiva, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno accertato che la società aveva effettuato acquisti di carburante da diverse società fornitrici che commercializzavano i prodotti petroliferi senza assolvere al pagamento dell'imposta. Le stesse sono state individuate come società cartiere o filtro create e interposte da organizzazioni criminali dedite alla realizzazione di frodi IVA sui carburanti. Con tale sistema la società frentana è riuscita ad acquistare il prodotto a un prezzo inferiore al valore normale. Per tali fatti, a carico degli amministratori della società è stato ipotizzato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato per il quale è prevista la reclusione da 4 a 8 anni. In esecuzione del provvedimento giudiziario sono stati sottoposti a sequestro 5 terreni, 6 immobili, 7 automezzi, 11 rapporti finanziari per un valore stimato in oltre 680.000 euro.